Buonasera. Mi sono voluto fare una massazione. Eccoci qua. Sono tornato. Tornato tra di noi. Per chi non lo conoscesse, per i nuovi iscritti, mi beh, sì, che sono meno 300 sono aumentati quando non c'eri. Bene. Quest'uomo qua, che vedete qua, si chiama qua. Salvo. Solo l'originale. Perché io l'ho perso. Cioè, avevo fatto queste felpe quando avevo meno di 100 iscritti. Non ci aspettavamo che arrivavamo. Mi fai una firma qua, una dedica. Un giorno, quando sarò più famoso. Per adesso non... Io l'originale. Ecco. Io non li ho persi. Se volete che divento famoso, iscrivetevi al canale, ecco. Iscrivetevi, mi piace. Mettete anche mi piace perché, mi costa un cazzo a metterlo. Oggi sono qua a parlare di un film della Midnight. Polaris. Da premettere, ho pagato sia l'abbonamento. Midnight, quando vuoi, perché già gli mandi le cose ai canali del cazzo piccoli che manco ci fanno le recensioni, cioè mandi le cose a gente che neanche ne parla dei vostri film. Vabbè, non siamo qua a parlare di sta cosa. Parliamo di So Polaris, allora. Un film sperimentale, diciamo, che non può piacere come non può più piacere, in base ai gusti, che è un film... Che riprende, non esiste il parlato, cioè parla solo una doppiatrice solo hanno preso, sì, che è la voce narrante. Ogni tanto si dice qualcosa, narra più che parlare, narra qualcosa. Ogni tanto, cioè non è che tutti i film tanto. È narrato, no, forse... ma manco 5 minuti. No. 90 minuti, quando è 10 minuti parlerà. Di meno secondo cioè... me. E poi è tutta una lingua loro. Questo dico. Siamo nel 2144, un futuro prossimo, però che si torna anche un po' indietro. Sì. Che se vivono con manco fossimo agli inizi, no? Che ne so, 2000 anni fa. Sì. Però la tecnologia, no? Abbiamo delle tecnologie un po' più avanzate, diciamo, sì. C'hanno i come cazzo si chiamano? Le slitte c'hanno, sì. Cioè sembra un mondo un po' post apocalittico anche. Slitte a benzina dovrebbe essere carburanti, sì. Diciamo che è un mondo un po' post apocalittico, mi ha ricordato a me, sì, nel sì. Senso con queste maschere, come si vestono. E la nostra protagonista è questa Sumi, che prende la nostra bambina che narrano cresca e sia cresciuta solo con quest'orso. Con quest'orso. L'orso era la madre della bambina e si inizia proprio così che lei si vede con l'orso, sta con l'orso e sì, giocano, vanno a caccia insieme. Sì. Però la domanda che noi ci siamo posti se l'è posta. Se Sumi è cresciuta con l'orso, come cazzo fa a sapere che deve usare i guanti, le scarpe come se le procurate, i vestiti? Come cioè, sa? Un orso può procurargli dei vestiti adatti a lei, dei guanti, dirle che si deve vestire con questi vestiti? Ditemi il motivo. Ditemi il perché. È strano proprio sta cosa qua. Però andiamo a noi. Allora, il film, come ho detto, c'è poco da capire, c'è poco da parlare. Posso dire che tecnicamente è fatto bene, sì, c'ha una fotografia ben curata. Il fatto che anche se non recita, non sta Sumi, sta ragazzina è brava a recitare. Possiamo dire brava a recitare, nel senso che alla fine è più... un linguaggio fisico più che parlato. È violento, possiamo dire che è violento, sì. Alla fine è lei che si deve indicare per il suo orso, nel senso sì, che io dopo ammazzano. Pochi minuti sì. Si capisce, noi pensavamo che non era così, ma poi in realtà è stato sì. Così siamo rimasti male perché l'abbiamo visto in copertina, ho detto cazzo, no, forse insieme no, combatteranno, invece alla fine diventa un classico film, dura poco. Diventi classico film revenge movie, no? Sì, come John Wick ci ammazzano il cane e lei ci hanno ammazzato l'orso. E poi ammazza lei... tutto. Esatto. E scopriamo anche dei poteri, perché lei
ha questi tatuaggi. Che anche io, in un momento c'è stato che mi sono addormentato, salvo, ha capito questa cosa dei tatuaggi. Se lo vuoi spiegare, ha dei tatuaggi sulle mani, dove comunque ha pure dei, una specie di denti incorporati nel palmo della mano, comunque tipo legati con un laccio nel palmo della mano, che lei con questi denti fa anche uccisioni pazzesche, belle. E poi comunque sui palmi, cioè qua su, sui dorsi più che palmi delle mani, ha questi tatuaggi. Cioè già nato con questi tatuaggi, non, sono, non è che sia andato a tatuatore sotto casa, ecco. Sì, sono più che altro, sembrano disegnati, ma proprio sono fatti bene. Quindi anche qui, come ha fatto sti tatuaggi? Chi gliel'ha fatti? A sta c'è bambina? Già nata. Si è già nata. Era la prescelta, perché poi vediamo che questa qua era senza un occhio. Scippa un occhio di una che ha ucciso, sì. Solo un fila dentro. E la luce la illumina, come ce l'ho io ora qua. È un po' strano. Ecco, vedi qua, tutto illuminato. Ma penso che dovresti metterti qualcosa, se no puoi abbaiare qualcuno per strada. State esce fuori. Mettetevi gli occhiali da sole. Mica, ma confronto, cioè io sembro un cadavere vicino a te. Io tu sei abbronzato, sembri minchia aperta, uno dei so. Bagni di tu Baywatch. Stai qua chiuso come un bambino. Con Dottor Dracula. Ma sono qua. Guarda che poi Dottor Dracula dopo deve entrare. Dopo. Che poi io devo prestare pure la felpa, perché praticamente era in una prostituta, l'ha fatta incazzare. E l'ha buttato fuori, nudo. Quindi gli do dare i miei vestiti tra poco. Quindi se vedete che Dottor Dracula è vestito con me, non sono io, è lui. No. Allora. Niente, queste tatuaggi, si capisce che lei è in comunicazione. Con le stelle anche. Con queste stelle. E l'orso. Con questa, tutta questa, questa... Costellazione. Costellazione. E riesce a parlare con l'orso che prende all'orso. È diventato, ma non si capisce, è diventato le sette stelle di Okuto, l'orsa maggiore, sì, è diventata, ma si capisce all'ultima, sì, alla fine si capisce sta all'inizio cosa. Lei è illuminazione e si vede l'orso e basta, vabbè, sa, riesce a comunicare con l'orso, va avanti il film. Lei incomincia la vendetta, incomincia a eliminare qualcuno, si capisce farà che anche c'è amicizia questa, con questa vecchietta, si capisce che c'è questa pseudo tribù, chiamiamola così, che vivono anche loro in modo molto apocalittico. Tutte donne. Tutte donne, sì, uomini non esistono, sembra che si sono estinti. La bambina, da che cosa è nata? devo dirlo? Non penso che non YouTube posso te lo permetta. No, non può. Cioè, non capiamoci, lo ragazzi. Ma cazzo è nata sta bambina? Che non è, cioè, non è che ha 40 anni. Avrà un 15-16, ma pensi, non ci arriva. È anche più piccina. Avrà 13 anni. Ma come? E lei inizia la vendetta, incontra questa vecchietta. Che gli spiegherà un po' di sto Polaris. L'unica parola che capiremo, perché il film non ci sono sottotitoli, cioè sti no. Segni, si tu devi non... capire. Un cazzo capiamo. Lei gli fa vedere come si accende il fuoco, gli spiega che quello si mangia in quel modo, gli spiega la maschera, che lei si spaventava, la bambina si spaventava pure quando questa vecchietta che era un po' sfregiata, bruciata, non sì. Si capisce. Si mette la maschera, la bambina si spaventa e fa così, li fa quando gli mette la maschera, tipo un cane, cioè come un animale, ecco. E la bambina incomincia a capire che non deve avere paura, si fida di lei, vanno fuori il giorno successivo e succede qualcosa, uccidono qualcuno della tribù, diciamo. E anche qui, posso dirlo, cioè questa vecchia, com'è che si lascia andare al suo destino senza replicare? È un po' strano. Anche qui dico, cazzo vuol dire sta cosa? Comunque la vecchietta non c'è più, la bambina quindi piange, gridando, perché non è che piange, grida, e lei, per lei quello è un segno che è triste. E va avanti la sua vendetta. Il problema è che c'è una roba verde che non abbiamo capito che cos'è.
Ah, roba verde, parliamone. Cioè, il vomito è verde. Vomitano e vomitano verde. Bevono e verde. Bevono un liquido verde fluorescente. Capiamo che questo liquido proviene dalla linfa degli alberi. Perché sì, anche da lì arriva il verde. Vediamo che praticamente avevano messo un bocchettone infilato dentro il tronco di un ramo, di un albero, dove colava piano piano in un bicchiere questo liquido verde. Lei va nell'albero, gli mette la mano all'albero, gli parla, perché lei parlava anche con le piante. Ecco, non mi piace che gli alberi parlano. Gli alberi si muovevano quando la vedevano. Gli aprivano anche per nasconderla. Lei era sensitiva a tutto. Tutto, parlava con le stelle, con lei gli si autocurava, riportava in vita i morti. Cioè, lei è riuscita. E Gesù Cristo. Poi chi era questa ragazza di colore? Che poi abbiamo capito con Ivan, è la narratrice. Non dire di colore. Di colore? No, non si può dire. No, alcuni, non si può dire, però alcuni si offendono. Dovessi dire una ragazza afroamericana. Ma perché? Scusami, ma vabbè, comunque, vabbè, una ragazza. Non lo so se è africana, se è americana, non si sa, perché africana non si può dire, africana è africana. Ma perché ridi? Ma perché noi non siamo italiani, non so, africani quelli dell'Africa. E allora perché tu intendi a quelle cose, lasci intendere e ride. Oh, se è africano lo so che cos'è. Comunque resuscita, perché si vede questa in un tabuto moderno di quelli del 2010, cioè, era una specie così plastica messa là dentro sottovuoto, era sì, ma la specie, poi ogni tanto lei lo apriva, controllava, ci metteva la mano dentro questa ferita, proprio gli metteva la mano, prende il cuore di un'altra, glielo mette a questa e la fa resuscitare. Boh. Non lo so, ragazzi, da dove lei prende questi poteri. Io lo so che tanti ora. Dalle stelle. Alcune arriveranno alcune persone. Non che non capiscono. Un cazzo. Che non capiscono che noi, ragazzi, che noi cerchiamo anche di scherzare. Yeah. Minchia, non possiamo essere. Che uno minchia. Ma che... quando ci sono io è così. Ragazzi, ma anche io mi metto a cazzeggiare. Ragazzi, ci sono persone. Buongiorno, ragazzi. Siamo qua a fare una recensione. Ma sei tu l'oracolo. Si mettono così, dico, si mettono lì, ma porca puttana, ma uno vuole anche ridere. Gesù Cristo. Allora, ragazzi, il problema è che il film è noioso. Esatto. È un po' noioso. Infatti, l'abbiamo visto brutto. Come primo film. Ecco, non è brutto. Non siamo qua a dire che il film è brutto. No, però è palloso. Ecco. Non parlano. Avrei giocato sulle musiche. Non lo so. Cazzo, se tu non... è un film che non parla. Un po' mi viene in mente i film tipo Neon Demon. Si parlava poco. Si parlava però. Sì, ma però no, minchia, le musiche. Cazzo, è un film. Ma mettimici delle musiche. Ora il fatto che tu stai ambientando in questo futuro, mettici un po' delle musiche. Porco! Però lui ce la fa, vedi? Sì, ragazzi, vedi? Ecco, bello è così. Hai trovato la povertà. Iscrivetevi al canale, donate, perché qua abbiamo anche una cazzo di luce che sta. Ma mi avevi messo il flash al contrario puntato nella faccia, io dovevo parlare con qualcosa. Io pure ho parlato con la doccia in faccia altre volte. Mamma mia. Niente, ragazzi, per favore. Donate poi, 200 poi, euro. Tra virgolette, Angelo mi scrive. E poi la recensione. Angelo, ma dammi 5 euro. Dona 5 euro e ti faccio la recensione di Santa Sangre, che c'hai, ho visto. Quando ero piccino, e sono rimasto pure un po' impressionato su sto film. Comunque, perché ero molto più piccolo. Comunque, ne parleremo. E poi ne parleremo. Niente, questa luce soffusa ci sta per il fatto quando verrà il nostro Dottor Dracula. Dopo, niente, cosa dobbiamo dire? Non è un brutto film, assolutamente. Però volevo qualcosa in più. Sì, è interessante, però è sempre una cosa trita, ritrita, sta vendetta. O t'ammazzano l'orso, o t'ammazzano il cane, t'ammazzano la fidanzata, ammazzano il fidanzato, ammazzano che cazzo ne so, ti stuprano il culo. C'è sempre sta cazzo di vendetta. Ma possiamo fare sempre un film sulle vendette? Ci avete rotto un po' di coglioni, Cristo santo. Fate una bambina che si vendica Ma se no, a questo punto era più figo, che ne so, gli ammazzano la madre e lei con l'orso si andava a vendicare. Io vediamo smembramenti di quello che faceva l'orso. Invece l'orso è un coglione, si è fatto ammazzare. Cioè, lei riesce a difendersi. L'orso 5 minuti. E l'orso, ma ancora l'abbiamo visto morire, sto cazzo di orso. No, niente.
Ma non lo so. È un film. Come vedete, poi alla fine lei si ricollegherà a tutto. Allora, poi mi diranno: fa così, awa, buwa, e via. Il problema è che tante persone dicono: ma perché quando parliamo della Midnight? Dice: ma quegli altri canali ne hanno parlato bene. Ma me ne hanno parlato bene, porca puttana, perché gli leccano il culo, gli mandano i film gratis, per questo gli parlano bene, perché se no gli manderebbero un cazzo con la minchia che gli parlerebbero bene, parlerebbero la verità, direbbero. Ma questo, ragazzi, siamo sinceri, sì, ok, è un film carino. Che c'è uno, quello là, che c'è uno che ha ricevuto il cofanetto di dall'Alba, là, che cazzo è, il cofanetto di Giorgio Romeo con i film. De Polaris, lui è così, lui felice. Capito? Tutto Midnight, tutti felici sono. Tu dovresti dire, sono tutti così, qualsiasi cosa. Non so mai. Però se parla di una cosa che loro non hanno ricevuto gratis o non vengono pagati, loro sono tristi perché non... Pure se è bello. Può essere che è bello, ma sono tristi. L'hanno pagato. Ma ragazzi, che c'ho tutto, ma che pagato. Cazzo vi devo dire? Vabbò. Ragazzi, dai, alla prossima. A presto, buona serata, ciao.